Intanto grazie Danilo, grazie a te di essere stato con noi oggi. Una giornata di gusto assieme. Spero ti sia piaciuto vedere come facciamo il lievito naturale. Hai visto un po' la massa che facciamo? Beh, oggi devo dire che l'ho vissuta un po' di più, no? Ero già stato qua in azienda, però oggi l'ho vissuta proprio toccando in mano, no? Cioè, siamo andati in produzione, abbiamo sfornato i panettoni, quindi insomma. Hai fatto poi il controllo qualità sul prodotto, visto le cotture come sono, quanto le abbiamo. Ho assaggiato qualche novità che mi è piaciuta moltissimo, quindi sono contento. Cosa hai assaggiato che ti è piaciuto? Mi è piaciuto molto, beh, la novità di quest'anno, no? Quindi il 5 agrumi. Quindi ha questo, già nel tagliarlo un'esplosione di profumo si invade tutta la stanza. E poi l'avevo già assaggiato l'anno scorso, anzi in realtà lì l'ho visto proprio nascere le varie evoluzioni, però anche il caramello salato, poi io sono un amante di caramello salato, quindi quello. Ma qual è, c'è un conosciuti esattamente 15 anni fa? Sì, ma qual è stato? Non ti ricordo più. Allora ti do qualche indizio. Presentazione stampa con i tuoi prodotti del Merano Wine Festival a Milano. Io ti ho mandato i panettoni e ti ho rotto le scatole che ti ho raccontato. Sì, ma hai chiamato, cosa possiamo fare, tutto, insomma, dice, ma è questo, chi è? Non ci conoscevamo 15 anni fa e poi subito dopo ci siamo trovati poi. Il panettone dappertutto, l'abbiamo grigliato, abbiamo fatto un sacco di cose da lì, poi insomma. Ti sei divertito anche a fare qualche ricetta oggi, eh? Oggi abbiamo fatto qualche oretta in cucina, di riprese, ma devo dire che sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Quindi non solo i tuoi libri, ricette anche interessantissime con il panettone che troverete tutte su Insolito Panettone e che vi invito a guardare perché Danilo ha una marcia in più. E poi raccontami dell'ultima tua novità, dai, cosa stai facendo adesso in bello? Adesso sto cominciando tra pochi giorni proprio gli scatti fotografici di un nuovo progetto editoriale. Un altro libro, il mio secondo libro, e quindi insomma sono bello gasato di questa nuova avventura. È il secondo tutto tuo in realtà, di libri ne avrai fatti 4 o 5? No, di libri ne ho fatti insomma, svariati, ma con varie collaborazioni, ma un libro completamente mio, questo sarà il mio secondo libro. E sarà sul sifone, perché tu sei l'uomo del sifone. Sì. Scommesso. Spero quindi vi siate divertiti, grazie Danilo, grazie un saluto a, te. A tutti voi. Salute, ciao!